Ciao a tutti, sono Giovanni, benvenuti e questo è un po' un appendice della prima puntata del mio corso di armonia. In quel video, che vi invito a recuperare, introducevo il concetto di scala maggiore e gli intervalli diatonici costruiti su di essa. In questo video vi propongo alcuni esercizi che la maggior parte di voi probabilmente già conosce, che ci permettono di assimilare questi elementi musicali all'interno delle nostre capacità tecniche. La prima cosa da fare è imparare a suonare le scale maggiori in tutte le tonalità sul nostro strumento, in maniera ascendente e discendente. Spesso però ci si limita a suonare le scale da tonica a tonica, oppure da tonica a tonica due ottave sopra. Per esempio, il mio consiglio è invece di iniziare dalla nota della scala più bassa che troviamo sul nostro strumento e di arrivare alla nota della scala più alta che troviamo sul nostro strumento. Quindi partirò, nel caso della scala di Do maggiore, dalla nota Si naturale in basso e arriverò in alto, nel caso dell'estensione naturale dello strumento, al Fa, altrimenti più su se andrò a usare i sopracuti. Questa cosa in tutte le tonalità, ma soprattutto a un tempo molto lento. In generale, quando studiamo la tecnica, per quanto in un certo senso sia controintuitivo, visto che mediamo tutti a saper suonare veloce, è meglio sempre studiare molto lento, un po' come chi studia arti marziali che studia le mosse molto lentamente. In questo modo si creerà una memoria muscolare che ci permetterà di eseguire il movimento correttamente senza sforzo, anche quando poi vorremmo farlo veloce, e soprattutto potremo curare con estrema calma tutti i movimenti che vogliamo far fare alle dita, evitando ogni possibile imprecisione e difetto nella tecnica. Una volta presa confidenza con le scale suonate ascendenti e discendenti, possiamo cominciare a lavorare sugli intervalli. Quello che facciamo è semplicemente suonare gli intervalli prima tutti ascendenti, poi tutti discendenti, poi ascendenti, discendenti e discendenti, ascendenti su tutta l'estensione della scala. Per esempio, terze maggiori ascendenti. Discendenti. Ascendenti, discendenti, quindi una che va su, una che va giù. E poi una che va giù, una che va su. Terze diatoniche, ma io vi invito a farlo anche sulle quarte diatoniche eccetera eccetera, sulle quinte, sulle seste e infine sulle settime. Ovviamente maggiore sarà l'intervallo, maggiore sarà la difficoltà di esecuzione, anche semplicemente per quanto riguarda l'emissione. Proprio per questo vi ripeto di fare tutti questi esercizi molto lentamente. E come vi dicevo, questi intervalli sono da fare su tutte le tonalità, in maniera ascendente, discendente, ascendente, discendente e discendente, ascendente. La cosa ovviamente richiede un lungo tempo, vi invito a prendere un solo di questi esercizi al giorno. Per esempio, oggi faccio le quarte diatoniche ascendenti e le faccio in tutte le tonalità, e poi solo il giorno dopo passare al successivo. Può essere inoltre utile tornare periodicamente a rieseguirli in maniera da ripassare i movimenti. Spero che questo video sia stato per voi utile
vi invito a commentare e fare eventuali domande di chiarimento nei commenti del video, a mettere mi piace a questo video, a iscrivervi al mio canale e a seguirmi sulla pagina Facebook Giovanni Benvenuti Music. A presto!